Il consumatore, nel leggere le etichette delle specie diverse dal bovino, sicuramente si è trovato un po' spiazzato, perché la normativa che riguarda la carne avicola, la carne di suino e la carne di avicaprino è leggermente diversa da quella della carne bovina. Nel caso della carne bovina abbiamo tutta la filiera, perché lì sappiamo dove è nato, dove è stato allevato, dove è stato macellato. Ma nel caso del pollo e del suino e dell'ovino, la situazione è un po' diversa, soprattutto perché sono animali che non vengono censiti al momento della nascita, ma vengono censiti solamente gli allevamenti. Questo comporta che certi animali passano tutta la loro vita di allevamento in un paese, e allora viene messa l'indicazione origine. In questo caso abbiamo origine Italia, perché vuol dire che questo pollo è nato, è stato allevato, è stato macellato in Italia. Quindi tutta la fase produttiva di questo pollo è avvenuta in Italia. Perché perdiamo la dicitura dove è nato? Perché sarebbe un ulteriore aggravio nella fase di rintracciabilità di quell'alimento, perché vengono fatti determinati lotti che possono venire da diversi paesi, e quindi gestire una tracciabilità sulla nascita per un animale che normalmente ha una macellazione attorno ai 40-50 giorni sarebbe un ulteriore aggravio che poi cadrebbe sulle tasche del consumatore. Anche nel suino possiamo avere la dicitura origine Italia se tutta la fase produttiva è stata fatta in Italia, o addirittura possiamo enfatizzare, avere un'enfatizzazione maggiore dell'etichetta proprio con scritto nato in Italia, macellato in Italia e sezionato in Italia, per far vedere che il prodotto è nazionale. Ovvio invece che se la produzione è avvenuta in paesi diversi, la nascita, il paese di nascita verrà omesso, e verranno messi solamente i paesi dove è avvenuto l'allevamento e la macellazione.